Grazie per la linea, riparte oggi nel nostro telegiornale l'appuntamento settimanale con l'ufficio legale, chiamiamolo così, con la rubrica dedicata al diritto del lavoro in maniera specifica. E saluto l'avvocato Vincenzo Spinelli, che sarà il nostro protagonista per rispondere ai vostri quesiti che riguardano il lavoro. L'avvocato Spinelli si è laureato all'Università di Bologna ed ha conseguito un master in diritto del lavoro, quindi chi più di lui può darci delle risposte sul mondo complicato, non solo per cercare il lavoro, ma cercare di tenerlo bello stretto, soprattutto quando poi ci si trova in difficoltà con le aziende. Oggi parliamo proprio di un qualcosa di particolare. Innanzitutto grazie avvocato, grazie a lei, di essere ben ritrovato a lei e al pubblico. Grazie di essere qui con noi. Allora, negli ultimi tempi utilizziamo tutti la tecnologia, in particolare quella attraverso il nostro telefonino, in particolare le chat, WhatsApp, SMS e chi più ha, più ne ha, più ne mette, Messenger, Telegraph, ormai sono tantissime. Sapevamo che spesso gli amori finiscono anche tramite un SMS, un lui o una lei che lascia il suo compagno, il suo fidanzato, addirittura ci sono casi di matrimoni che sono finiti con un semplice SMS. Ma oggi invece vogliamo parlare di un SMS attraverso il quale un imprenditore, un'azienda ha licenziato una lavoratrice. Sì, esatto. Non è un fantasia, ma sono casi reali. Sì, certo, infatti Nello è accaduto in particolare in Sicilia ed è un caso di cui si è occupato anche il Tribunale di Catania, quindi ha avuto modo di pronunciarsi su questa fattispecie alquanto particolare. Anche perché io non penso che ci vuole qualcosa di più complesso, di più articolato per licenziare una persona, non attraverso un SMS, da domani non tornare più a lavorare. Diciamo andrebbe un attimo approfondito, forse se lo ritiene opportuno sarebbe un attimo il caso, certo, di fare un po' una panoramica, certo, in generale sui licenziamenti e capire un po' qual è la disciplina giuridica che si applica nel nostro Stato, perché da noi in Italia, quindi nel nostro ordinamento, per poter licenziare noi abbiamo bisogno di motivi, quindi non possiamo licenziare senza motivi, questo anche a garanzia del lavoratore. I motivi normalmente si possono distinguere in due categorie, in due gruppi: possiamo avere motivi che riguardano il lavoratore o motivi che riguardano l'azienda. Nell'ambito dei motivi che riguardano il lavoratore, si realizzano quando il lavoratore ha commesso delle trasgressioni, quindi è stato inadempiente, non ha adempiuto quelli che sono i suoi doveri, quindi o ha fatto qualche cosa che non andava fatto o al contrario ha posto in essere delle omissioni e invece si sarebbe dovuto attivare a fare un qualche cosa, quindi abbiamo il cosiddetto illecito disciplinare. Però anche in questi casi è necessario che questo fatto, anche se viola dei doveri, abbia una certa gravità, una certa importanza, quindi sia un notevole inadempimento, cioè quello che tecnicamente si chiama o giusta causa di licenziamento o giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Se il fatto posto in essere non è così grave, allora il lavoratore andrà punito, ma con una sanzione disciplinare diversa, meno grave e soprattutto conservativa del posto di lavoro. Questo perché il licenziamento è una sanzione disciplinare la più grave che noi abbiamo. Per quanto riguarda invece l'altro gruppo di motivi, quelli che riguardano l'azienda, allora in questi casi si realizzano questo tipo di motivi quando ad esempio la produzione aziendale va a diminuire, purtroppo calando quella che può essere il volume della produzione, ciò potrebbe provocare ad esempio un'eccedenza, un esubero di posti di lavoro e quindi questa potrebbe essere una giusta causa, un giustificato motivo di licenziamento. Quando non ricorrono queste ipotesi o comunque ricorrono ma non come ce le chiede il legislatore, allora il licenziamento può essere impugnato perché è illegittimo e poi si applicherà un sistema di protezione che è contenuto prevalentemente nell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, il quale Nello però è stato riscritto nel 2012 dalla legge Fornero, perché la legge Fornero non solo si è occupata di pensioni ma è intervenuta anche sull'articolo 18 riscrivendolo e quindi prevedendo varie ipotesi, quindi in alcuni casi è possibile ancora avere il reintegro sul posto di lavoro come accadeva in passato, in altri casi invece ci si dovrà accontentare di quello che è un risarcimento danni, una somma di denaro.
E ora analizziamo invece il caso con cui abbiamo aperto questa rubrica di questa lavoratrice che è stata licenziata con un messaggio sul cellulare tramite una chat. Sì, giustamente per poter capire questo caso noi dobbiamo tener conto che in Italia, nel nostro ordinamento, c'è una legge che è la 604 del 1966 che praticamente stabilisce che il licenziamento insieme ai motivi devono essere comunicati per iscritto e infatti normalmente il licenziamento si fa con una lettera, normalmente con una lettera raccomandata. Tuttavia, il Tribunale di Catania ha ritenuto, diciamo, legittimo il licenziamento fatto attraverso un SMS, in particolare nel caso specifico tramite WhatsApp, che è un'applicazione mediante la quale si mandano messaggini sul telefonino. Perché, secondo il ragionamento fatto dal Tribunale di Catania, la legge che ho appena citato parla di forma scritta, però non ci specifica tra i possibili atti scritti quale scegliere. Con la tecnologia, quindi, noi abbiamo che anche il documento informatico viene equiparato ad un atto scritto e quindi per il Tribunale di Catania il messaggino tramite WhatsApp è un documento informatico a tutti gli effetti, un atto scritto che permette di individuare il mittente, quindi il datore di lavoro e il destinatario. E peraltro WhatsApp è un qualcosina in più rispetto al normale messaggio perché quando il messaggio arriva al destinatario e questo lo legge, compaiono dei segni, Scusa se l'ha letto. le cosiddette spunte che le due spunte da grigie diventano poi verdi e quindi il mittente ha una sorta di notifica che quel messaggio non solo è arrivato, ma è anche stato letto. Quindi praticamente la PEC con cui tutti ci invitano, soprattutto i professionisti, ad aprire una PEC non serve più, secondo questo, Sì, secondo questo cioè la PEC non serve. ragionamento, sì, potrebbe essere Potrebbe. superata. Io ovviamente consiglio di utilizzare o la forma scritta o la PEC. Senta, e questa, credo che abbiano il legale di questa signora, penso che abbia presentato appello, oppure. Di questo io non sono informato, ovviamente vedremo se, diciamo, la decisione possa sopravvivere in appello o addirittura in Cassazione. Per quanto riguarda la Corte di Cassazione, invece si è occupata a proposito di PEC della mail ordinaria, di un licenziamento fatto tramite mail ordinaria. In quel caso ha stabilito che il licenziamento fatto con mail ordinario è valido ed efficace a tutti gli effetti, purché ovviamente abbia taluni requisiti come la sottoscrizione del mittente. È ovvio che però anche in questo Ma caso. qualcuno può anche rifiutare la sottoscrizione del mittente. Quando ti arriva una mail, dici vuoi la notifica oppure no, Appunto. tu metti no, Ci se non ti sono vuoi. appunto delle appunto è rischioso perché chi licenzia in questo modo si espone ovviamente a delle contestazioni ovviamente giuridiche che potrebbero essere fondate. Senta, Avvocata, ma perché in maniera così, cioè, il lavoro oggi è tanto cercato e non si trova? Perché le aziende si muovono in questo modo? Per una questione di spregiudicatezza? Per una questione di, non lo so, se Sì, posso, lei che fa diciamo diritto del le lavoro. aziende sono fatte di uomini e quindi ciascuno di noi è diverso dall'altro, quindi magari ci sono aziende che rispettano dei principi anche etici, altre invece che preferiscono ricorrere a dei mezzi più immediati e meno formali, ecco, anche se il licenziamento è un atto Certo, drammatico e infatti. andrebbe intimato secondo me con una lettera classica, non con un messaggino che spesso noi siamo per questioni più meno importanti, più effimere, più Senta, è una divertenti. domanda di mia curiosità. Visto che ora il Tribunale di Catania ha detto ok, anche per WhatsApp ci si può licenziare perché io ricevo anche la notifica che il mio dipendente o ex dipendente ha letto quel messaggino, che è validato anche da un tribunale. Ma in genere, di fronte a un licenziamento con l'articolo 18 che è stato riscritto, insomma, con tutte queste storie sull'ordinamento del lavoro, la giurisprudenza in genere, tutela di più il lavoratore oppure anche in questo caso tutela di più l'azienda? Cioè, ovviamente è. Dipende dalle dinamiche, ogni caso è a sé, diciamo, poi ci sono alcune situazioni dove l'interpretazione è molto soggettiva perché di giuridico c'è ben poco, ci sono fatti poi da valutare, ad esempio come la giusta causa di licenziamento e queste poi vengono rimesse ad un prudente apprezzamento del giudice che è soggettivo. Un tribunale si può pronunciare in un certo modo sullo stesso caso, un altro tribunale, una corte d'appello
sempre lo può interpretare, diciamo, quella stessa normativa o quello stesso fatto diversamente. Bene, non si finisce mai di imparare. Ora con WhatsApp potremo fare tutto, anche queste cose burocratiche. Allora, bene, io volevo ringraziare l'avvocato Vincenzo Spinelli per questo chiarimento, un argomento davvero interessante. L'appuntamento è alla prossima settimana con un altro quesito imperniato sempre sul diritto del lavoro, che è la specialistica del nostro ospite, l'avvocato Spinelli. Grazie ancora. Grazie a voi. E la linea torna a Telegiornale.